ragazzi, ciao da Nicke, benvenuti su Fallout 4 ragazzi, finalmente è uscito, Val dalle Chance raga, ho messo le impostazioni su Ultra anche se dubito che forse ce la fa il mio PC, non lo so, vedremo. Ho messo ragazzi 720 come risoluzione perché ovviamente Full HD e qualità Ultra non credo proprio che il mio PC ce la faccia. Speriamo che a 720 invece ce la faccia. Quindi raga, si parte, via! La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Vabbò. Allora, devo decidere il mio volto. Avvolto. Come avvolto? Avvolto. Era così vecchio. Ma mi devo fare la barba. Oh, sì. Me la devo proprio fare. Vera moglie? Sì. Vabbè. No. Highlander? No. Ecco, questo vabbè, dai. Anche se Nick effettivamente non è che abbia tanti capelli, non ci sta. Oh, chi era? Il robot? Volto. Ok. Poi? Tutto qua? Ok. Ok. Oh, c'è un bug visivo. Bug visivo, guardate qua, che è sto coso? Ok, poi le orecchie a sventola, no, fa schifo a sventola, no. Il naso, un nasone gigantesco tipo Pinocchio. Vabbè, vai, che schifo, gliel'ho fatto un po' in alto. Oddio, mamma mia, impostazioni a non finire, ma sinceramente non è che mi cambia tanto, no, dai, ma che me frega. Sesso maschile ovviamente va più che bene. Corpo, vediamo un po'. Lei non guardare! Che io. Ecco, guarda, ma mi fai mangiare troppo, ragazza! Oh, sono andato in palestra! Sono magro! Ok, facciamo muscoloso, vai, ci sta, vai, avanti, vai, chi lo vuole c'è uno ciccione, vero? Ecco, moglie sta vicino. Vabbò, dai, fatto, sì, ma sì, conferma, ma confermo, dai, questa faccia qua. Tutte le sventure ovviamente le becca lui. Quindi ragazzi, benvenuti su Fallout 4. Niente, stavo fissando i pantaloni ovviamente, no? C'è la bilancia. C'è neanche il tempo che uno va nel lavandino, già c'è la bilancia per pesarsi. Benissimo. Bagno toilette. Forbice per tagliarsi i capelli di lui. Come si fa a guardare dall'esterno il tizio? Ah, ecco qua. Gli tagliamo i capelli. Ok raga, lavatrice anni 50. Forse posso aprire la lavatrice? Un altro grande prodotto della General Atomics International. C'è pure la lavatrice atomica. Oh yeah, a radio, state un po' zitta, non c'è un'anima viva fuori, oh. C'è un mondo nella guerra. Non ci sta nessuno fuori. Comunque allora ragazzi, come ben sapete, il bambino. Ciao piccirindo. Ehi là. Ehi bambino. Allora ragazzi, come sapete o forse non lo sapete, Fallout 4 è un gioco post apocalittico. Significa che è un gioco. Ah, buongiorno signore. Buongiorno, voglio un caffè. A 78,6 gradi centigradi. Preparato alla perfezione. Non è un po' troppo caldo? Appena consegnato. Ah come, ci stanno i robot. E ci stanno ancora i giornali. Ma io voglio un tablet. Mi guardo le notizie sul tablet, no? Che grandi occhi che hai. E per guardarti meglio, vero? Che è qua, ho fumetto. Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito. Va bene, allora poi lo guardiamo. Quindi ragazzi, praticamente vi dicevo che sto gioco e bambino piange, oh. Sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Mi occuperò del piccolo Sean. Hai sentito la puzza fin qua? Sai, all'inizio ero nervosa, ma Cotsworth è davvero bravo con Sean. Immagino. Stavo a dire, se mi fanno parlare, questo gioco è ambientato, ragazzi, nel dopoguerra atomica. Ovviamente non c'è nulla che fa presagire al momento una guerra atomica, quindi siamo, diciamo, nei momenti precedenti a sta guerra atomica. Inoltre, sembra che anche le nostre truppe stanziate oltremare stiano incontrando un tempo insolito. Ok, questo sta a parlare che, insomma, tra poco succederà qualcosa. C'è un tizio fuori, oh!
Poco raccomandabile, che cacchio è? Chi è? Che vuole questo? Chi è sto tizio? Puoi rispondere tu. Sì, probabilmente è quel venditore. Ti cerca tutti. Che cacchio vuoi, no? Buongiorno, siamo della Voltec. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vero? Guardi che cielo là fuori. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Davvero? Sono giorni che ci provo. Davvero? Beh, è uscito oggi il gioco. Deve essere per quello. Dicevo, è uscito oggi il gioco per quello, se non ci siamo beccati nei giorni scorsi, ecco. Vabbè, insomma, qual è il problema? Cosa mi deve dire? Mi dica, mi dica. Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. E questo lo sappiamo già. Perdoni tutti. Il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda. Se capisce che... Ah, ma lo so, entro un paio di minuti. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. E allora andiamo al punto. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale. Il Vault 111. Che bello! Dice che mi hanno scelto a caso, certo, dopo che ho pagato il gioco, c'è manca che non me ce fanno entrare poi, no? C'è spazio sufficiente per me, bambino e moglie? Ma ci sarà spazio per tutta la mia famiglia, vero? Certo. Ma certo, ma certo. Tranne il suo robot, naturalmente. Ma sì, quello in che effetti, se ne frega. Siete già autorizzati all'accesso. Si tratta solo di verificare alcune informazioni. Non devo pagare niente? Non vorrei che ci fossero problemi in caso di annientamento atomico imprevisto. Ci vorrà solo un minuto. Ok, vabbè, dimmi, dai, forza. D'accordo, procediamo. Splendido! Splendido. Ma se c'è da uscire soldi, no? Vediamo. Cos'è? Oh, modulo di registrazione. Ok, raga, dobbiamo spendere quindi i punti per il nostro personaggio. La forza ovviamente ci permette di trasportare più oggetti, fare più danni da mischia, quindi beh. Ok, qualche punticello forza, percezione. Facciamo... due punti, costituzione, deve essere quella, credo, la forma fisica, quindi lo scatto, sì. Tre punti, carisma, quando uno parla, intelligenza, l'intelligenza, raga, mi piace perché con l'intelligenza puoi accedere ai computer, sabotarli e cose così, quindi l'intelligenza la voglio alta. Agilità, fortuna... Ok, ancora ci abbiamo tanti punti, quindi direi di alzare qualcosina. Vediamo un po', agilità, sì, dai, facciamo un buon misto. Ok, intelligenza, perché Nick vuole essere molto intelligente, un po' di fortuna ci sta. Ma famo così, ancora un punto, percezione. Costituzione, carisma, devo decidere, non lo so, sono un po' indeciso. Costituzione, ma facciamo costituzione a 5, va. E ora che devo fare, scusa? Ah, il nome, nome, Nicche, no? Mi pare, se non mi sbaglio. Ok, magnifico. Fatto. È tutto, devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Grazie, grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffia, no? Per certo. Te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Bimbo! Arriva papà! Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. Speriamo che non mi scoppi a mo' a bomba. Va pure. Che è successo, bimbo? A posto? Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostrina. La adora. Ehi,
Come sta il mio piccolino? Ho paura che scoppia la bomba ora. Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Va bene. Sì, è una buona idea. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere. Cotsworth, che succede? Stanno buttando la bomba! Lo so che prima o poi succede. Seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni di esplosioni. Stiamo cercando di ottenere conferma. Lo so già! Confermo! Sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. La bomba! Stanno arrivando rapporti confermati. Ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh mio Dio. Dobbiamo andare al Volta. Subito! Vai, let's go! Andiamo. Oh mio Dio! Se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Volt 111. Oh, dov'è la famiglia? Che è? Se la sono già squagliata? Ah, qua è. Andiamo. Sarà abbastanza lontano. Se non bastasse. Abitanti del Volt, da questa parte. Dietro l'angolo ci stanno già i militari con le transenne pronte. Lascia le valigie, che importa? Aiutami a portare tutto. Arrivo, Volt. Sto arrivando. Presentatevi al cancello. È assurdo. L'hanno costruito dietro l'angolo? Non puoi entrare. Io entrerò. Non potete fermarmi. Ok. Farò rapporto. Se siete nel programma, fatevi avanti. Altrimenti tornate. Dobbiamo entrare. Siamo sulla lista. Bambino, uomo adulto, donna adulta. Ok, procedete. Buona fortuna. Voi due, seguitemi, forza. Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile. Non vi fermate. No. Non mi ha manco chiesto come ti chiami. Dice, vai, donna, uomo, bambino, entrate. Signore, dobbiamo mandarla giù nel Volt. Salga sulla piattaforma. Salite sulla piattaforma, al centro. Vado. Qua sono, arrivai. Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Immagino di sì. Tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh, mio Dio! Oh, datevi una mossa. Vieniti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio! Oddio! Mi sa tanto che i soldati là sopra hanno fatto una brutta fine! Mandali giù! Nel frattempo ci vado pure io a controllare la situazione là sotto, no? Quel povero soldato non l'ha detto! Mi sa che non si è salvato! È fatta! Ce l'abbiamo fatta! Siamo al sicuro! Io mi chiedo come fa l'ascensore. Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, il Volt 111. Ok. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo salire le scale. Non posso crederci. Se fossimo usciti un minuto dopo. No. Siamo tutti. Non dovete pensare a queste cose. Ora siete al sicuro. È qui per voi. Da questa parte, prego. Nuovi residenti. Ciao amico! Da questa parte. Benvenuti a casa. Tutto a posto. Da questa parte. Un po' alto. Avvicinati al tavolo. Prendi una tuta. Avvicinatevi al tavolo. Ah, tuta, grazie. Ma da? Da questa parte. Grazie. E adesso? Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Qual dottore? Voi tre seguitemi. Certo, capo! Prego. Vedi, in fondo a quel corridoio questa laggiù è la nostra nuova casa. Oh, vi piacerà. Laggiù. È una delle nostre strutture più avanzate. Non che le altre non siano magnifiche. Andiamoci. Quindi, moglie mia, vivremo sotto terra in eterno. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Oddio, tesoro. E quanto se non ce la fatto? Resteremo qua sotto. Verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Spunterò i nomi man mano che entrate. Sono studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Pronti per il futuro, giusto? Di sopra è scoppiata la guerra nucleare e qua sotto finalmente vivremo felici e contenti. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Volt. Che sono i camerini questi? Sean si sta agitando. Che il camerino è un po' stretto per mettermi la tuta.
La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel corpo. Rilassati. Inizia una nuova vita. Davvero, che felicità. Presidente, al sicuro. Ciao, mogliettina. Segni vitali. Normali. Addirittura c'è segni vitali normali. Dopo tutto quello che è successo è pure normale con i segni vitali. Tra 5. Mi hanno congelato con la testa storta. Ok. Hello. Hello. Che fa freddo? Mi sa che è passato del tempo, devono averlo congelato, sicuramente. Sicuramente è passato tempo. Ecco dove sta la fregatura, ora l'ho capito. Immagino già che non c'è neanche più la moglie, non c'è più nessuno. Ecco. Oh, lasciate la moglie. C'ha una pistola. Non rubarmi il bimbo. Mio figlio. È finita. Andrà tutto bene. Ho già capito che le cose vanno storte. No, è mio figlio. Lascia andare il bambino. Non te lo ripeterò. Mi sa che la moglie muore. E lo sapevo. Porta il bambino fuori di qui e andiamoci. Per lo meno abbiamo ancora i piedi. La tua faccia me la ricorderò. Oh, hai capito che bella cosa? Entrate, vestitevi. Invece ci hanno fregato, ci hanno congelato. Dice, metti, ah, ma tanto voleva che ci lasciavano sopra a morire, no? Ora sicuramente saranno passati altri mesi, immagino già. Oh mio Dio. Per la stazione criogenica. Non abbandonare immediatamente il Bolt. Io immagino già che la moglie non so com'è finita. Aia. Forza! Deve esserci uno sblocco! Beh, tanto è morta da tanto di quel tempo, mi sa. Avaria critica nella stazione criogenica. Avanti, 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 Dio mio! C'è poco da fare. Troverò i colpevoli e li porterò a casa Sean. È una promessa. E già abbiamo perso la moglie. La torniamo a congelare? Avaria critica nella stazione criogenica. Magari congelandola, boh. Non abbandonare immediatamente il Bolt. Ok, quindi ce ne dobbiamo andare. Abbiamo preso l'anello della moglie. Io non ci sono stato neanche tanto dentro sto volto. Avaria nello sblocco d'emergenza della porta. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Ok, signor... Che cacchio è sto coso? Che schifo! Ci stanno i ragni giganti! Mi fanno schifo a me! Il terminale funziona? Ok. Ok, istruzione di sicurezza riservato. Per usare il riavvetto lungo termine sospeso. Ok. Praticamente, ragazzi, aspetta. C'era scritto che praticamente con l'inganno ci hanno congelati. Nella stazione criogenica tutti i residenti devono abbandonare. Se sta zitto che è meglio. Quindi ragazzi, ci hanno congelati con l'inganno. Ma tanto faceva prima che ci ammazzavano. Brutto schifoso! Scarafaggi giganti. Ma che...
Beh. Ok, vabbè, comunque dobbiamo andare per di qua. Ok. Ah, io devo passare in mezzo a sta corrente? Ah, no. Che schifo, vai via, brutto schifoso che è, oh. Amico mio, mangia un po' di più, eh. E basta che... Uè, stagam! Aspetta, raga, ma gli abitanti si sono trasformati in scarafaggi? Oh, sovrintendente, che succede? Cos'è successo qui? Dove sono tutti? L'avevo già capito che è successo. Oh, yeah! Steampack! Sarebbero ragazzi medikit per curarsi? Cos'è? Pacchetto di sigarette. Beh, diciamo che io personalmente non fumo. Però se lui gli va bene, a me, vabbè. Ok, raga, un'occhiata in giro perché ovviamente trovare oggetti utili è utile. Un'altra pistola. No, che cos'è? Oh, munizioni, non le avevo mica viste. Va bene. Devo trovare il terminale. Giusto. Ok, apriamo sta porta, va. Ok, aperta. Ma me l'ha aperta o no? Ok. Raga, come si salva? Salvataggio rapido. Va bene, ragazzi. Ci fermiamo qui. Continueremo presto la fuga dal Vault 111. Neanche il tempo di esserci arrivati. Ragazzi, ci becchiamo presto nel prossimo gameplay, che sicuramente arriva oggi, perché oramai sono curioso di giocarmi sto gioco. Quindi, ragazzi, ci becchiamo molto presto.